Lusitana presenta La Mancinelle. Sì, buonasera. Abbiamo avuto la gioia e la fortuna, mio marito ed io, di essere a Ischia, un'isola che amiamo tantissimo, e di poter parlare della nostra passione, quella delle icone russe. Siamo studiosi di icone da tanti anni e ormai fanno parte della nostra vita. Abbiamo portato un numero limitato, seppur rappresentativo, di icone che riguardano prevalentemente la vita celeste e terrena del Cristo, della Madre di Dio, e poi una tipologia che piace molto, che è molto viva, piena di movimento, quella del San Giorgio.
Bene, inizierei a parlare del Mandilion prima ancora di tutte le altre, perché trovo che sia la tipologia più bella, piena di fascino. Non a caso essa è definita non dipinta da mano umana. Nello specifico questa è anche bella, ha una notevole vetustà, fine 7, primi 8, e tavola a tempera, stile bizantino. Parliamo quindi del Pantocrator. Abbiamo tre tipologie, anche quattro. Comunque abbiamo quella su fondo oro, il Cristo Benediscente, tiene in mano il libro delle massime, molto bella, stile accademico, non è molto antica, fine 8-2009, ma è molto vicina per come è stata eseguita alla maniera sì, occidentale. Bizantina invece è questa, sempre fondo oro, ma seppure la stessa tipologia, però possiamo constatare che sono completamente diverse. E quindi andiamo adesso a vedere questa. È molto particolare, questa è settecentesca, diversa dalle altre due. Ne ha risentito tantissimo dell'influsso occidentale. Quindi oserei dire un misto fra le due tecniche, non tanto nei materiali quanto nello stile. E questa è fornita di una rizza che la copre lasciando scoperti gli incarnati e poi la copre completamente. Ma è così bella e il tempo ce l'ha restituita ancora integra. A me piace tenere la rizza da sola perché anche essa è un'opera d'arte, chiaramente fatta a mano, lavorata abbastanza bene, riporta fedelmente la pittura che accompagna, e quindi la tengo da parte per poter esporre in piena visione la tavola di questo Pantocrator. E poi, sempre parlando del Pantocrator, abbiamo questa piccina, piccola ma non meno importante, è soltanto piccola di dimensioni, perché servivano queste icone piccine per la preghiera, durante i viaggi, così avevano meno ingombro, ma utili. E possiamo parlare di questa, dire che questo è un olio, riporta fedelmente lo stile occidentale, però oserei dire occidentale ma russo, quindi la collocherei tranquillamente fine 7, primi 8. La Madre di Dio, è l'icona che ci fa tremare il cuore. Eccola, la Madre di Dio, questa tipologia è Madre di Dio di Kazan, guarda e tiene il capo reclinato verso suo figlio, ma in realtà guarda l'implorante, guarda noi che la preghiamo perché è la mamma di suo figlio, ma è anche madre nostra. E suo figlio, che è un bambino, d'accordo, però è già il re dei re, tant'è vero che benedice. E quindi non è un bambino come possiamo vedere nella Madonna della Tenerezza che avvicina il viso a quello della mamma, questo è un bambino re.
molto bella questa icona, su foglia oro, molto bella. Abbiamo questa, anche questa è la stessa tipologia di cui ho parlato poco fa, Madre di Dio di Kazan, meno ricca nell'esecuzione, ma abbastanza tempera, tavola tempera, abbastanza significativa. È soltanto ricoperta nella parte del capo, la mamma del bambino, con un nimbo, ma è molto molto espressiva. Abbiamo Madre di Dio di Tiquin, detta anche Odigidria, perché ci guarda e ci indica la via con la sua mano, come a dire, tu che mi chiedi aiuto, tu che mi chiedi, tu che mi implori, io ti dico, segui la via, e ci indica qual è la via. Dobbiamo passare tramite gli insegnamenti di suo figlio, del Cristo. Abbiamo la Madonna delle Tre Mani. Questa è una tipologia molto, molto rara e molto interessante. Questa Madonna è stata definita così a seguito di un miracolo, e magari ne posso parlare più tardi perché è un po' lungo il discorso, comunque volentieri ne parlerò. È una tipologia, ripeto, molto interessante. Questa tavola è molto antica, settecentesca, tempera, molto povera nei materiali, ma essenziale, essenziale. Abbiamo una tipologia della Russia del Sud, la Madonna col bambino, Madre di Dio con il bambino, sempre la postura è la stessa, il capo reclinato verso il bambino, ma gli occhi rivolti verso l'implorante, e il bambino che ci benedisce. Sì, con ornamenti dorati, molto espressiva, usciamo fuori dai canoni austeri, dai colori, dai pochi colori della Russia, dove prevalentemente si vede il marrone, il verde, e qui entriamo nei colori, perché ci avviciniamo ai Balcani. Quindi ho detto Russia del Sud. Questa è una tipologia molto molto espressiva, sempre Madre di Dio di Kazan, tutto quello che abbiamo detto chiaramente vale anche per questa. In più aggiungo che questa icona viene dalla parte est della Russia, verso il Kazakistan. Lo possiamo vedere dalle caratteristiche somatiche della Madre di Dio e del bambino. Abbiamo Madre di Dio del Segno, sì, è un'icona anche questa molto particolare, è una tipologia che rappresenta proprio il bambino, posto al centro della figura materna, e la mamma che con le sue braccia aperte ci accoglie nel suo braccio. Abbiamo un San Giorgio abbastanza recente, ma pieno di movimento, pieno di colori. A fine 8, primi 9, ha appena salvato la principessa dal drago che l'aveva catturata, e sta uccidendo il drago. In realtà il drago, tutti sappiamo, è il peccato, è il male, però adesso parliamo di questa bellissima immagine, così come
ce l'hanno dipinta e è arrivata fino a noi. La stessa tipologia invece l'ho portata proprio per affrontarla all'altra, piuttosto primitiva, della Russia centrale, sempre San Giorgio, completamente diversa dall'altra, nei colori, nei colori, anche nel movimento, è più frenato il movimento, più, come più statico, perché ha un'altra provenienza e un'altra vetustà. Qui siamo all'inizio dell'Ottocento, quindi la scena è la stessa, la principessa è salva, San Giorgio sta uccidendo il drago, e quindi sono belle entrambe perché entrambe rappresentano luoghi diversi e periodi diversi. Abbiamo due tipologie delle 12 feste, e in questo caso le 12 feste riguardano la vita terrena e celeste del Cristo. La prima scena è la Natività della Madre di Dio, la presentazione al Tempio della Madre di Dio, l'Annunciazione, e poi da qui vedo poco, alla nascita del Cristo, la presentazione al Tempio del Cristo, e poi passando per il centro, la salita al cielo, il battesimo del Cristo, l'entrata a Gerusalemme, passando per il centro la discesa agli inferi, e poi la Trinità, l'esaltazione della croce, e quindi qui abbiamo la Dormizione, l'ultima scena. Praticamente questa 12 feste inizia con la nascita di Maria e con la Dormizione, la morte di Maria, però non si dice la morte della Madre di Dio, ma la Dormizione. È una tavola piena di tanta ricchezza teologica e poi anche dipinta molto bene, come fosse un libro. Quindi su questa tavola il padre di famiglia parla un anno con i suoi figli, e per un anno intero ha argomenti religiosi sempre diversi. Ogni mese una scena, ogni mese ha da parlare per quanto riguarda il credo religioso. E la stessa tipologia riprodotta in un formato più piccolo, sì, anche questa riproduce la vita terrena e celeste del Cristo e della Madre di Dio. Ho fatto questa precisazione perché a volte troviamo, ad esempio, anche per San Nicola, riprodotto al centro delle 12 feste, e poi tutte le scene che riguardano la sua vita fino alla sua morte, e così di altri santi, ma noi abbiamo esposto soltanto quelle del Cristo e della Madre di Dio. Io sono fiume in piena quando inizio a parlare, spero di aver detto cose interessanti, ma sicuramente sì, perché io le amo, ne parlerei sempre, e sono a disposizione a chiunque vorrà farmi delle domande. Thank you.
chiesi di montare con me su rock and roll del sesso, ma gli rimando, lei disse son 50, 50. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando all'angolo del quadro. Macroscopiche assoluzioni per chiodi infissi nella mia coscienza, padre. Convenne stirpo ad una tra scricchiolanti cantilene. E strascico a volte in folti fogli fitti di poesie, padre, ma nel nostro tempo di inutili menzogne. Né sia truce in questi occhi non più asprigni lo sguardo austero dei tuoi decreti, padre, nel banno affisso sul muro di gomma, impiastricciato dalle mie storie fascinose, dove io mi illudo in moglie e volti in veglie, madre, fra dolci inganni che non sono tradimenti. Ci sia indulgenza se non perdono, per la mano che respinge i miei sorrisi, per la mano che raccoglie le mie lacrime. Io fui mortale. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 muoveva passi di gazzella, Gilda, 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 fumando. Progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Sul palco si inizia e la sala si buia. Non devi sentire gli umori. Attore, scollato nel cubo, d'arresto. Sospeso il goccio e la rugiada, il melograno. Prologo. Cava la prima scheggia. Un giorno, guardami. Proscenio scettico, l'alone della ribalta, più ombre che molti. Attore, vibrante sul solco, tra i fumi. Mi guardo un giorno e penso, ti guardo un giorno e rido, ci guardo un giorno, stupisco. Un giorno. E quando si smette che accendono e spargono giudizi, attore, infuso nel vuoto, tra gli altri. Annebbia il fato, annebbia il rischio il principe. Eccomi, il telo è teso. Poi guardo un giorno e c'ero. Poi guardo un giorno, tu c'eri. Poi guardo un giorno insieme. Un giorno, un giorno, un giorno.